Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata dell'Occhio Presente. Siamo giunti all'ultima puntata della serie dedicata a Gian Lorenzo Bernini. Ma non vi preoccupate perché non abbandonerò questo artista. Infatti farò degli altri video autonomi, ossia non legati a una serie dedicata a un singolo artista, in cui parlerò anche di altre opere di Gian Lorenzo di cui non ho parlato in questa serie. Ma adesso vi lascio alle ultime opere di Gian Lorenzo, che conclude la sua vita all'età di 82 anni con un'opera di estrema dolcezza. Sigla! Nel 1666, dopo il ritrovamento di un obelisco egiziano nel giardino del monastero di Santa Maria sopra Minerva, Alessandro VII commissiona a Bernini un monumento da collocare nella piazza di fronte alla chiesa. L'esecuzione del monumento, sulla base del progetto del maestro, fu affidata al collaboratore Ercole Ferrata. Solo una mente forte, come un elefante, può sopportare il peso della sapienza. Così recita l'iscrizione sul basamento. La croce, che si trova sulla cuspide bronzea alla sommità dell'obelisco pagano, afferma il dominio della cristianità, la continuità sapienziale tra l'Egitto, il paganesimo greco-latino e il papato romano. Vediamo come Bernini infrange di nuovo le regole. Infatti, oltre alla realizzata idea dell'elefante, egli propose anche un Ercole che reggeva il peso dell'obelisco a fatica, tenendo l'obelisco ancora storto. Avremmo potuto avere, quindi, l'unico obelisco storto. L'obelisco è collocato su una sella ancorata sull'ampia schiena di un elefante. Questo ruota la testa muovendo la proboscide nell'atto di barrire. Sembra che l'animale abbia percepito l'arrivo dello spettatore. Un aneddoto accompagna quest'opera. Per poter scegliere una base per il monumento, diversi architetti di fama sottoposero i loro progetti ad una commissione papale. Uno di essi era un prete domenicano, padre Domenico Paglia. Il papa, però, respinse il suo progetto. Nel progetto originale del Bernini, però, l'animale non aveva alcun sostegno, quindi il peso dell'obelisco avrebbe gravato interamente sulle zampe dell'elefante. Ma padre Paglia, piuttosto invidioso dopo che la sua idea era stata scartata, obiettò che questo peso non avrebbe dovuto poggiare sul vuoto, perché non sarebbe stato solido né durevole. Quindi sarebbe stato necessario inserire un cubo di pietra sotto il ventre dell'elefante. Bernini si oppose fieramente a questa modifica, avendo oltretutto già realizzato altre opere nelle quali elementi pesanti gravavano su spazi vuoti, ma il Papa decise comunque che il supporto avrebbe dovuto essere aggiunto. L'artista tentò allora di mascherare il rude cubo di pietra scolpendo un'elaborata gualdrappa dell'elefante che lo nascondesse. Essendo la figura tozza, la gente cominciò a chiamarla il porcino della Minerva, che in seguito mutò in pulcino, forse per un semplice motivo fonetico. Bernini, quindi, meditò in vendetta per castigare il domenicano che aveva osato sfidarlo. Disegnò quindi l'elefante in modo che puntasse la terga verso il vicino convento, con la coda leggermente spostata, come a salutare il padre Paglia e gli altri frati in maniera piuttosto scurrile. L'opera fu eseguita senza compenso da Bernini per il cardinale Peluzzo Albertoni, per ottenere un appoggio in modo che fosse concessa la grazia al fratello Luigi, fuggito da Roma con l'accusa di violenza sodomitica. Peluzzo Albertoni era nipote della monaca Ludovica, beatificata, che si era sposata, aveva avuto un marito violento e 3 figli. Dopo essere diventata vedova e aver assolto tutti i suoi obblighi, decise di diventare terziaria francescana. La donna è rappresentata sul letto di morte, con le mani al petto, in segno di devozione, il capo rivolto all'indietro. La bocca e gli occhi semichiusi evocano la condizione dell'estasi rappresentata nella cappella Cornaro con l'estasi di Santa Teresa. In questo caso, la condizione moribonda della donna conferisce alla scena una maggiore drammaticità e l'estasi diventa un miracoloso dono di beatitudine nel passaggio tra la vita e la morte. È il momento cruciale, quello in cui Ludovica avrebbe ripetuto le parole di Cristo in croce. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Il panneggio, morbidamente disteso in corrispondenza delle gambe, si articola in convulsi risvolti nella zona del grembo e del petto, quasi a sottolineare le parti del corpo in cui gli spasmi di dolore si manifestano con più intensità. La figura è avvolta da luce piena e avvolgente, proveniente da due finestre collocate ai lati del gruppo scultoreo, invisibili allo spettatore. La luce naturale, plasmata dall'artista, diventa così ancora una volta luce ultraterrena, soprannaturale manifestazione del divino. È il momento in cui si spalancano davanti a Ludovica le porte del paradiso e cominciano ad apparirle degli angioletti. Bernini inverte lo schema tradizionale del porre il corpo dei santi sotto l'altare. Egli si disegna un altare con un cuore in fiamme dal quale i fedeli possono vedere le reliquie, ma pone il corpo della beata sopra l'altare, sul suo letto. Ma prossimo ormai il cavaliere alla morte, in età decrepita di 80 anni, volle illustrar sua vita e chiuder l'atto di sua, fino a quell'ora tanto bene condotta professione, con rappresentare un'opera che è tanto felice è quell'uomo che termina con essa i suoi giorni. Un'opera che sintetizza tutta la sua arte. Nonostante le forze e l'età non gli consentissero di aggredire un marmo come ha fatto in gioventù, il Cristo, congelato in una posa insieme assorta ed austera, quasi malinconica, forse specchio degli ultimi travagli interiori dell'autore. Sulla posizione si è molto discusso. È un Cristo benedicente? Un Cristo risorto nell'atto del non mi toccare? O nell'orto dell'ulivo che allontana il calice della passione? Ci sono anche discussioni che riguardano l'autenticità di questo busto, magari completato da qualcuno in seguito alla morte dell'artista. Questo, dunque, è l'ultima testimonianza di questo grande artista. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, condividilo. Un bacio, ciao!